alla Kleine Scheidegg andando giù verso lei. Ecco venghe. Oschinensee, per nell'Oberlambernese. Potremmo in UNESCO. Spettacolo. Dai, prendiamo la barca! E facciamo il girello. Spettacolo. Ecco! No, no, faccio io. No, no, faccio io. Dai, ragazzi, com'è? Oh! No! Va! Devi andare a vedere i cani. Ambra! Andiamo dopo il collo. Vai, vai, vai! Non l'hai trovato! Ti porto un paio di occhiali. No, no! Però che c'è un cagnolone! Sì, aspetta, aspetta che viene... Adesso si butta in acqua! No! Mettiti qua in mezzo, quasi sei sotto la parete, Lori. Mi fa cagare quando cantano, anzi scontare. Bravo! Stai sul cazzo. Devo dire che al nord siamo proprio covid free, viaggiamo in camper, spazi incontaminati. Siamo sempre abbastanza soli, quindi ci sentiamo molto tranquilli. Giornata pesantissima, 1000 chilometri fatti per andare dal sud della Germania al nord. Ora siamo qui a Lubecca. La cosa più bella di Lubecca è che ci sono 24 gradi, si sta una meraviglia. Ed eccoci di nuovo in viaggio, sono le 7 del mattino, siamo partiti da poco da Lubecca, oggi attraversiamo tutto la Danimarca, circa 600 km, e poi visitiamo la parte nord, dove dovremmo trovare fari nel deserto, dune di sabbia e spiagge che sembrano molto belle. Poi stasera abbiamo il traghetto per la Norvegia. Che posto incredibile, ma fuori dal mondo. Siamo su delle dune di deserto. La sabbia non scotta perché al nord, meno male, si sta sempre bene come temperatura. Stiamo salendo a piedi nudi verso il faro. Stupendo, veramente bellissimo. E lì c'è il mare. Bello, vai! Bravo Ema! Bravo! Che figata! Oddio, vicino la testa! Com'è? Ma siamo in rotta verso il Grande Nord, sei emozionato? Beh sì, abbastanza. Stiamo andando verso la Norvegia e poi domani facciamo una camminata in là. Cioè, a parte che l'ho vista tipo 5 volte, però mi emoziona sempre. Sesto giorno di viaggio, finalmente in Norvegia. Abbiamo 2500 km alle spalle. Siamo appena partiti per andare al Preikestolen. Oggi il meteo è incredibilmente bello, tenendo presente che qui al sud piove spessissimo, quindi veramente una giornata fortunata. Ci sarà una finestra di qualche giorno di bel tempo, per cui abbiamo cambiato leggermente i programmi, anticipiamo due escursioni più importanti nei prossimi giorni, entrambe con pernottamenti in quota. 4 chance, 2 albe e 2 tramonti per portare a casa lo scatto con la L maiuscola. Vediamo.
Eccoci in cima al Preichiestolen che si vede qui sotto. Purtroppo c'è un sacco di nebbia. Noi però questa notte dormiremo lì e domani mattina dovrebbe essere sicuramente bello, sempre che non apra già stasera. Ema, cosa dici? Beh, visto che dormi con me. Diciamo che è un po' paura. L'audacia paga sempre! Abbiamo resistito, siamo venuti su con la tenda e ora siamo ripagati, si sta aprendo e domani ci aspetta un'alba pazzesca. Abbiamo messo la tenda lì. Ecco Ema, vieni qui! Com'è? Bomba! Ne ho trovati tantissimi! E abbiamo i lamponi per la cena! Vieni qua che ci facciamo un selfie, vieni! Ho trovato tutti questi lamponi, poi ci... Attento che c'è il mio drone. Così. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, com'è? Com'è? È bello, molto bello. Che spettacolo! Siamo arrivati in cima alla salita, adesso c'è questo bellissimo lago, poi cominceremo a costeggiare, a vedere il fiordo sotto e a costeggiarlo fino a Trollunga. La quota, non si vede, ve lo dico io, circa 1150 metri. Sembra un fiordo, in realtà è un lago. Oh, siamo vicini alla cima, a dire il paesaggio è corroborante della fatica. Qui vedete tutto il lago, siamo... Ambra, com'è? È bello? Mitico Trollunga, stupendo. Veramente qualcosa di incredibile. Giornata è finita, è stata bellissima, stancante. Siamo riusciti a realizzare un piccolo grande sogno che era arrivare a Trollunga. Anche Emanuele ce l'ha fatta, vero Chico? Un po' fatica, sì. Quanto era lunga? Beh, era lunghissima. Adesso, Ambra, tu che sei qui con noi in tenda, cosa dici? Ambra, cosa dici? Niente, lei è la più distrutta di tutte. Stasera dorme qui. Buonanotte a tutti. Bergen! Una giornata cittadina. C'è la zona medievale dove andiamo un po'. Ok, ci sono dei varchi. Ecco Bergen dalla cima della funicolare del Floyen. Penisola di Runde, anzi isola di Runde. Oggi facciamo un bel giro in un posto abbastanza isolato alla ricerca Ambra. Di animali. Ambra intanto ha puntato una pecora. Suo istinto di caccia.
corna, ma ce l'hai la testa? Via! 2, 3. Va bene, uccidere il cane. Ma vuoi so che vuoi, che piove, vieni qua. Ma ti bagni? No! Che bagno ti fa? Pianta la cretina. Guarda, hanno le corna. Oddio ragazzi, questi qui incornano lei, altro che lei loro. No, scappano. Scappano ragazzi. Questi c'ha le corna. Non importa, tanto loro non sanno che hanno le corna. Non lo sanno. No ragazzi, c'è, c'è un caprone davanti. No. Scappa, fidati. Adesso io li ammazzo. Caproni di merda! Dai, ma... Non arrivate, lasciatela! Sì, ma perché dovete sempre arrivare ai limiti? Ma ce l'avete la testa, Dio Cristo! Vattene. Ma cosa vuoi che... Andatevene! Sei coglione, Ema! Oh. Ambra! Ecco su, Ambra! Ambra, vieni! Ambra, okay. Ambra vieni qua! Oggi giornata impegnativa, partita molto bene, posto meraviglioso, poi per un fusibile da 1,50€ una giornata a riparare il camper. Peraltro 1,50€ al fusibile, 950€ di mano d'opera e un velocissimo trasporto, scordatevi neanche sul carro attrezzo, benvenuti in Norvegia. Adesso stiamo attraversando tutto l'interno della Norvegia, il paesaggio è bellissimo, sembra di essere in Canada, ci sono queste foreste enormi di abeti aperte ad occhio e solo una strada in mezzo, e domani dovremo prendere il traghetto per cominciare lentamente a rientrare verso casa. Ciao Norvegia, arrivederci all'anno prossimo, ora facciamo rotta verso Praga e l'Austria. Ed eccoci alle 9 di sera, siamo andati in Danimarca. Oggi la giornata è iniziata presto, alle 7:30, è una giornata che vorrei che non ci fosse mai, perché ci aspettano 1200 km così, dobbiamo andare dalla punta della Danimarca fino a Praga. Attraverseremo la Germania in modalità Covid free, quindi senza mai scendere dal camper, e a questo proposito ci tengo a dire che il camper è sicuramente il modo più sicuro per viaggiare in questa difficile estate 2020, perché consente un isolamento quasi totale. Abbiamo evitato ovviamente ristoranti e luoghi affollati, stando sempre in mezzo alla natura. Ci siamo sentiti più sicuri qui sicuramente che non a fare una vita normale a casa a Milano con tutte le interazioni del caso. Arriveremo più o meno verso le 8-9 di sera, speriamo che passi presto. Un saluto a tutti.
Bello. Franci, questo sembra la sasso. Oh, mamma. Allora, Franci, io propongo. Ho tartare. Avete mai visto Ponte Carlo alle 10 della mattina così vuoto? Siamo arrivati alla fine, quasi, di questo lungo viaggio. Siamo nello splendido scenario delle Dolomiti, Val Gardena, Passo Sella, dove passeremo l'ultima notte in coda, tal se ceda, sperando in un'alba in tramonto che ci facciano dimenticare la notte in tenda. È stato un viaggio molto bello, 20 notti, 7000 km, 15 soste libere e 5 soste in campeggio, un viaggio equilibrato, abbiamo fatto tante città e abbiamo visto anche tanti luoghi naturali, 10 giorni in Norvegia e poi 5 giorni di viaggio all'andata e 5 giorni al ritorno, inserendo varie cose da vedere. In super sintesi, siamo partiti da Milano, abbiamo passato un paio di giorni nell'Oberland bernese, Wengen, Murren, Lottebrunnen, la triade Jungfrau, Monk e Eiger. Poi abbiamo visto l'Ocean See, molto 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 bello, un lago affondato in una valle strettissima con cascate, un paesaggio veramente particolare. Quindi ci siamo diretti al nord della Germania, Lubecca, con le sue centro storico e medievale, quindi la Danimarca in cima allo Jutland, vicino a Irschall, dove abbiamo visto un faro in mezzo a dune desertiche, veramente posto incredibile che merita ancora una visita. Quindi in Norvegia abbiamo fatto due città, Bergen e Alesund, e quattro posti naturali eccezionali: Preikestolen, un pulpito di roccia sospeso sopra l'Isenfjord, dove abbiamo dormito anche qui una notte in tenda, quindi Trollunga, una lingua di roccia sopra un lago glaciale, posto super iconico, fotografatissimo, passeggiata estenuante, lunghi, quindi anche qui pernottamento in quota, quindi la selvaggia isola di Runde, riserva naturale di uccelli rapaci, dove abbiamo visto aquile e un sacco di altri uccelli, e infine il Geirangerfjord, da una prospettiva un po' particolare, visto da lontano, da un passo di montagna a 1500 metri. Molto suggestivo perché circondati da ghiacciai e nevai. Norvegia a 1500 metri, c'è un paesaggio simile a quello che troviamo alle nostre latitudini a 3500-4000 metri. Quindi una grande traversata per arrivare fino a Praga, oltre 1700 km. Due giorni a Praga in pieno relax, non c'era veramente nessuno per essere agosto, quindi una gran fortuna. Il Covid qualcosa di bello ci ha regalato anche quest'anno. E infine eccoci qua per le ultime due notti e per il rientro a casa. Nota sulla sicurezza, abbiamo viaggiato in camper, siamo stati sempre molto attenti e in isolamento, evitando i luoghi affollati, e questo ci ha fatto sentire molto sicuri e protetti anche rispetto al Covid. In particolare la Germania l'abbiamo attraversata fermandoci solo a Lubecca, che non è una zona a rischio, e in generale direi che il camper è il modo migliore per viaggiare per chi lo vuole fare anche in questo anno difficile, questo 2020. Avete visto tante foto orribili e tanti video traballanti, quest'anno nessuna foto bella, abbiamo raccolto tanto materiale fotografico, le foto belle arriveranno. Abbiamo cercato di restituire un pochino il senso del viaggio giorno dopo giorno. Speriamo di non aver intasato troppi social e nel caso ci scusiamo. Per chi fosse interessato ad avere delle informazioni può scrivermi in privato, soprattutto per la Norvegia che conosciamo veramente bene. Quindi sarà un piacere condividere questa nostra esperienza e dare qualche consiglio di viaggio. Alla prossima! Senza parole. Veramente, dopo 7000 km torno in Dolomiti e lo spettacolo vero è sempre, sempre qua. Ma quanto è bella l'Italia e quanto sono belle le Dolomiti. Parcheggiato il camper lì dove c'è quella montagnola davanti, ieri pomeriggio sono venuto a fare un sopralluogo a cercare uno spot e oggi
si scatta da qua, poi si rientra in camper. Oggi giornata di lavoro, ma da una location così questo è smart working. Ecco lo scatto intanto. E luce fu. Peccato che non ci sia neanche una nuvola, andare un po' d'atmosfera, però è sempre bello.